Il fondamento della vita ed è una gran bella cosa. Purtroppo in un paese caldo come il nostro, i matrimoni subiscono ogni anno uno scossone ed è per via della separazione dei coniugi durante la villeggiatura. Lei al mare o ai monti coi bambini, lui a lavorare in città. Qui siamo nella stazione ferroviaria di una piccola città balneare alle 7 del mattino di un lunedì d'agosto. Le mogli dormono ancora pigramente nei letti ormai troppo grandi, mentre i mariti stanno salendo su questo treno, chiamato per l'appunto il treno dei mariti, sul quale naturalmente possono prendere posto anche gli scapoli. E anche questo è uno scapolo. Ne parleremo nella nostra storia perché egli rappresenta, o dovrebbe rappresentare, il bene più prezioso che ogni marito è convinto di aver perso, la libertà. È proprio per via di questo desiderio di libertà che accadono d'estate quegli scossoni di cui abbiamo parlato. Ecco lo scapolo che prende posizione. E questi sono tre mariti, non c'è dubbio. Lo si vede subito dai loro modi rispettabili, modesti, rassegnati a una perenne punta di nostalgia. Quando parte il treno vicino al nostro, sembra che ci spostiamo noi, ci ha fatto caso? Sì, da bambina. Per chi è sempre un uomo nel senso pieno della parola. E questo è l'ultimo eroe della nostra storia, un marito fresco, freschissimo. La sera puoi fare quattro passi con papà, non sai che gli fa tanto piacere. Certo, mi raccomando Carolina, sta attenta quando fai il bagno, eh. Stai tranquillo, tu piuttosto, ricordati la promessa. Certo, tesoro. Ti ricordi che cosa mi hai promesso? Ma sì, tesoro. Sposati da poco, eh? Io è dal 49 che non chiamo più tesoro mia moglie. Ah, io l'ho sempre chiamata per nome. Ci mancherebbe altro, niente smancerie. Sua moglie è in villeggiatura qui? Sì, all'albergo Pace. Ah. Mia moglie sta qui con gli zii, hanno una casetta. Ma mi scusi, sa, ma lei sta tranquillo nel sapere che sua moglie è qui, in albergo, sola? Lei non conosce mia moglie. Magari trovasse qualcuno che se la porta via. Ciao, amica. Ciao, amicina. Attenta a Carolina, eh? Mi raccomando. Ciao. Oh, questa volta siamo proprio noi a muoverci, eh? Già. Ciao, amicina. La promessa, ciao. Era mia moglie. Non c'era dubbio. Da quanto tempo è sposato lei? Da un anno e mezzo. E io da 15. Pardon, saremo a Roma verso le 9:30. Non lo so, io scendo a Pisa. Come a Pisa? Allora fra 5 minuti. Già. Pardon. Però niente male, scusi. Caldo, eh? Mario! Alberto, come va? Bene, tu? Sei scomparso, che fai qui? Non ti si vede più. Mi sono sposato. Anche tu? Poi ci cascate proprio tutti, e con chi? Non aspetta, voglio indovinare. È impossibile, non la conosco. Ma tu non eri innamorato di Gabriella? Ma no, con Gabriella ci stavo così da sempre. Vabbè, hai fatto bene a sposarla, va. E perché? Perché modestamente l'ho portata un sacco di volte per i prati. Ma chi è sta moglie? Te l'ho detto, non la conosci, basta, no? Virginia! Ah, ma sei scemo, Virginia se la sono ripassata tutti. No, scusa, hai ragione. Beh, allora Maria. No, no, si chiama Romana. Come si chiama? Romana. Romana, Romana. È di Roma? No, si chiama Romana, ma non è di Roma. No, non la conosco. Ah, meno male. Capirete, mia moglie. Ma questi concorsi di bellezza, chi li paga? Beh, per esempio, questo che ho organizzato adesso me lo paga il padrone della Pinettina. E guadagni molto? Sì, io sono pagato. Questa volta mi hanno dato due cambiali, anzi, cerco qualcuno che me le sconti. Di un po', tu non hai nessuno. Chi vuoi che abbia? Beh, non so, il principale dove lavori, le banche. Prova a parlarne, dai. Per carità, guarda, non è il caso.
Senti, ma con questi concorsi di bellezza, chissà quante ragazze avrai. Ragazze? Ma quelle che senza concorsi. Per chi è scapolo, Roma è stata una miniera. Ci sono delle studentesse che per avere un paio di calze fanno cose da 1000 una notte. Basta aprire un giornale. Ci sono degli annunci economici truccati. Massaggiatrice abilissima. Poi uno la chiama e questa tutta sa fare, meno che il massaggio. No, non siete, dai. Perché a Villa Borghese non ci siete mai stati. Ci sono delle pittrici che stanno lì con la tavolozza e fanno finta di dipingere. Si sembrano pittrici, ma invece... Sono massaggiatrici. No, sono pittrici autentiche, però si arrangiano. Uno si avvicina, le offre 10.000 lire per un quadro, una strizzatina d'occhio. E così salva la forma. Magari dopo il quadro uno lo butta via. Ma a te è capitato qualche volta? Ma certo, altrimenti come lo saprei? Ma poi perché adesso si parla di Roma. Ma la corruzione c'è dappertutto. Perché qui al mare pensate che siano sante. Ma basta star qui, avere un po' di tempo. A Marina di Massa mi è capitata una signora... Sposata? Certo, ho detto signora. Moglie di un commerciante, una signora assolutamente per bene. Beh, questa sabato, un'ora prima che arrivasse il marito da Roma, si è comportata come... Beh, mi avete capito, via. Poi la sera è arrivato il marito e la signora è tornata ad essere la mogliettina modello e non si è più fatta vedere. Ma com'era? Buona. Sui 35, un po' matura, ma tre volte buona. Oh, Mario, siamo prossimi. Ti prepari? Sì, sì. Senta, scusi, sa, prima ero un po' distratto. Come ha detto che si chiama? Alberto De Carlo. Ma lei è un agente? Ma che agente? Non lei. Lei... Quella signora 35enne matura. Ma scusi, se non è un agente, lei cosa gliene importa? Io sono un gentiluomo. Già, è vero. Senta, non sa mica se quella signora abita con i parenti dietro la Pinetina? Eh? No, dico, non sa se quella signora abita con i parenti dietro la Pinetina? Ma lo sa che lei è un po' troppo curioso. Scusi. Scusi lei. Oh, scusi. Prego. Corriere dello Sport. Mario, allora cerca di farmi questa cortesia. Scusi, ma che vuole? Niente. E allora? Va bene, ma senza impegno. Scusi, lei da che parte va? Da che parte vai tu? No, io c'ho l'ufficio qui a due passi, qua dietro. Va bene, allora passo a prenderti a l'una. No, perché devo andare a colazione dai suoceri, sai, con le scocciature. Facciamo così, guarda, se puoi fare qualcosa mi telefono. Guarda che ci conto. Oh, poi penso a te. Ciao. Ciao. No, guardi, la valigia è la mia. Lo so, gliela porto io. Ma no, non la conosco perché vuole portarla lei. Ma perché non gliela posso portare io? Non posso farle una cortesia, eh? Vabbè, faccia la cortesia. Mi dia il paese sera. Professore, vuole un passaggio? No, grazie, non vorrei disturbarla. Da che parte va? E prima passo a casa, in Prati. Bene, proprio dalle parti mie. Approfitto con piacere. Bravo. Oh, non è mica una fuoriserie, sa. Meglio che andare del filobus. Ma mi vuol dire dove va? Ma se non glielo volessi dire, per esempio? Beh, certo, se lei non me lo vuol dire, è nel suo pieno diritto. Oh, stabiliamo almeno questo. Sì, ma io volevo solo offrire un passaggio. Lei dove va? Io vado a casa mia, in via dei Fienili. Io c'ho un negozio lì vicino Monti. Sì, ma si calmi, perché potrei anche non montare. E son calmo. E non si direbbe. Oh. Attento. No, no, l'avevo già visto. Paura? Un po'. Io pure ce l'ho la patente, ma sono 10 anni che non guido. Anzi, 12. Io invece ho la patente da soli 10 giorni. E vada piano, può piacere piano, Sì, sì. Dove mangia lei? A casa, se ci arrivo. Alla donna? No, mi cucino da me. Sono un po' appassionato di cucina. A me piacerebbe molto cucinare, ma mia moglie sa come sono le donne. Non mi lascia mettere becco. Anche a me piacerebbe tanto avere un cane, ma la mia signora non vuole. Senza figli? Senza figli? Io purtroppo ne ho 4. Sapesse quanto costano. A te! Cosa c'è? 4 figli. Arrivederci. Arrivederci. Senta, ma lei proprio non me lo vuol dire il nome di quella signora? Stia a sentire. Allora guardi, il nome di quella signora non lo so. Però se vuole le posso dire che lei mi chiamava Ciccio e io la chiamavo Cicci. In quell'atmosfera di tenerezza. Cicci? Lo so, sono stato poco gentiluomo, vabbè. Dove abita lei? Qui dietro, via San Teodoro 23, Felicetti. Allora ci vediamo, arrivederci. Beato lei che scavo. Ah, guardi, la libertà guai a chi me la tocca. Ciao, Cicci.
Ciao, Ciccio. Però avevi detto che tornavi ieri sera. Ti sei divertito? Sì, abbastanza. Ecco, lo vedi come sei? Tu vai divertirti mentre questa povera cretina sta qui a casa. Ma che divertito, una faticaccia. Volevo ripartire ieri sera, poi sono stato fino alle 3 a fare dei conti. Per giunta mi hanno mollato anche 2 cambiali. Per fortuna che in treno ho trovato uno che me le sconta. Potevi portarmi con te. Lo sai che non vado mai al mare. Sì, ricominciamo. Ma se ti ho portato l'anno scorso a Ostia, dopo mezz'ora hai cominciato a dire andiamo a casa perché il mare mi rende nervosa. Non ti ricordi? Però a quest'ora le mogli vere sono al mare o in montagna. Ma va, ti piacerebbe fare la signora grassa che passa le giornate giocando a canasta, va. Sì. Sì, proprio tu. Noi siamo diversi, siamo più veri, senza finzioni. Il nostro amore è più puro. Ciao, Ciccio. Senti, Ciccio, se la prossima volta che vai al mare non mi porti con te, mi butto dalla finestra. Uno. O se no, ingoio 25 pasticche di Veronal. 2, buonanotte e fine. Se no, mi taglio le vene con le lamette da barba, come facevano gli antichi romani, nell'acqua tiepida. Dicono che non faccia male. Questa è letta adesso. Se non la pianti con questi libri, te li spatto. E fammi dormire, non ho dormito per niente stanotte. Dai, Ciccio. Notte. Principale, ma ci pensate quanti ce ne saranno di 35 anni a Marina di Massa in villeggiatura? 1000, 2000. Fai schifo. Sì. Ma non c'hai da metterti una camicia? Ah, sì. E un po' di decoro ci vuole. E questo non è mica un negozio di rigattieri. No, no, di roba vecchia. No, roba antica. No, ma sempre roba vecchia è. O dico io, 35 anni, bionde. Beh, facciamo 1000. Beh, facciamo 500. Ma che te sei messo? La camicia. Ma levatela che fai più schifo di prima. 35 anni, bionde, moglie di commercianti. E quante vorranno essere? Una 50? Avete una probabilità su 50. Ma 35 anni, bionde, moglie di commercianti, romane, quante sono? Non lo so. Sono poche. Levaci le brutte. Ma mettiti la camicia che fa schifo. E poi quello mi ha pure detto che vola 3 volte. E allora quante ce ne rimangono? 2, 3, eh? Siete pure ottimisti. Lo vedi, che t'ho detto? Io qui l'estate chiudo il negozio e fallisco. O vado al manicomio! Signora, domani fra le 11:30 e le 12:15, facciamo l'orario ridotto. Prego, buongiorno. Uff, che caldo, commendatore. Adesso vado a casa e faccio paradiso perduto. Che cosa fa? Nuda sotto la doccia, Tahiti, paradiso perduto. Beata lei. Olivetti, lo vuol girare anche da questa parte, per favore. Senta, prima di tutto non mi chiamo Olivetti, poi voi avete la finestra. È diventato un monopolio di voi due, ma in fin dei conti l'abbiamo pagato anche noi, no? Pronto, c'è il signor Rodolfo? Come? Non è più in Italia. E da quando? Grazie. È un amico mio che è partito per il Venezuela. Quante ne abbiamo fatte insieme? Ma adesso sei sposato. Uff. Ma cosa fa lei, scusi? Non è per me, è per il commendatore. Allora se per il commendatore glielo giriamo così. Perché io non l'ho pagata la anche mia quota. Anche noi l'abbiamo pagata la nostra quota, io il ragioniere. Se deve essere oggetto di litigio, spegniamo il ventilatore. Non si può mai far niente in questo ufficio. E lui telefona. La signorina Vera, le dica che c'è Mario. Ma quale signora? Ma che signora? Mi scusi, non sapevo. Sì, l'ho persa di vista. Ma anch'io sono sposato. Sì, tanti ossequi a sua moglie. Arrivederci. Non lo sapevi? È che si sposano anche le donne, non solo gli uomini. No, ma questo non mi dispiace, era una brava ragazza. Senti, a te ti piace coltivarti? Che? No, siccome alla Galleria d'Arte Moderna c'è una professoressa che abita vicino a casa mia, che fa dei corsi per stranieri. Molto interessante, sai, raccontano tutto sull'arte moderna. Poi dice che fa anche fresco. Soltanto che non mi piacerebbe andare sola. Amore mio, con questo caldo che fa ti va a istruirti. Scusa, sai, sei ignorante e anche poco furbo. La prossima conferenza la fanno sui nudi francesi. Sui nudi francesi? Ma allora è interessante, forse vale la pena. Come sì, ci sei caduta pure tu, l'amore non te fa mangiare, te fa soffrire, fa pensare. La 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 mattine manco la 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 la
le vetrine. Lol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 . Cosa fa lei nella mia vasca da bagno? Comandi! Mamma mia, se qua il professore mi sta lungo! Si vergogni, cosa fa? Sono cose da pazzi! Queste sono cose da pazzi! Mi si vergogna lui che se l'ha guardato! Adesso ho capito chi sei. Sei la serva del ragionier Ramazzini. Ma lo sai che questa è violazione di domicilio? Io ti potrei mandare in galera. Vattene via subito, hai capito? Vattene via prima che ti denuncio. Un po' di pudore, questa che maniera è? Ma signor professore, se calma un pochetto, adesso che spiego tutto, lo sa o non lo sa lo chi sono io? Ma che ne so chi sei, che ne so chi sei? Temo, professore, lo sa benissimo che mi sono la quinta. Me lo ha detto anche la sua signora di guardarghi la casa mentre l'ori gera fora. Ah sì? Adesso ti dovrei pure ringraziare. Grazie assai, come sei stata gentile. Ma io ti sono veramente obbligato, riconosci... Sì, l'ori sei partito senza chiudere la finestra che guarda sulla terrazza. E tu invece di avvisare il portiere ne hai approfittato subito per venire qua, in casa mia, a fare i comodi tuoi? Ah no, professore, i miei comodi no, solo che mi sono fatta qualche bagnetto, questo sì. Andavi a Ostia, andavi, a fare il bagno. E non ridermi in faccia perché non sono il pagliaccio tuo, hai capito? C'è poco da discutere. Prendi la tua roba e vattene via da dove sei venuta. Ho capito, vado. Tutti i compagni, paroni, io dicevami, a Ostia. E con chi che vado a Ostia? Da sola? Ah, no, da sola no. Di farmi venire un colpo a me. Sapevo niente. Vai via, che non ti vedo mai più, capito? Ma guarda che roba. Guardala lì. Ma guarda lì. Prego, signora, il mio principale non è arrabbiato. Prego, accomodatevi. Principale, io vado a fare quella commissione. Calmatevi, state calmo. Signor Felicetti, ma lei quell'armadio me lo vuol pagare troppo poco. Troppo poco. Ma io glielo pago quello che vuole lei, per carità, venga di qua che ragioniamo, venga, venga, facciamo un po' di conti, ci mettiamo d'accordo, ma le pare, signora, prego, si accomodi. Qui? Sì. E così quest'armadio? È un armadio grande, sa? Così, a due ante, proprio grande, ci va tanta roba. E poi è proprio vecchio, sa? Tanto vecchio. Si figuri che era di mia nonna e ce l'aveva in campagna. Ma lei me lo deve pagare bene, perché io mi devo fare la 600. La 600? Mm-hmm. Ah, signora mia, io le ho detto di venire da me che l'avrei trattata bene. Ma la 600 chi se l'aspettava? Bisognerebbe che l'armadio fosse del 600, del 700, va? Un armadio veneziano. Ma com'è, laccato? Va, è tutto nero. Ma ci sono delle figure dipinte, non qualche cosa? Non mi ricordo. È tutto nero. Forse a pulirlo. Sa, io ho bisogno della mia libertà di movimento. E si muova, si muova. La 600 mi risolve meglio dell'armadio. Non la posso mica chiedere a mio marito. E se non mi arrangio, come faccio? Ma lei deve arrangiarsi. Anzi, io vengo a casa sua, vediamo l'armadio e facciamo l'affare. Quando posso venire? No, a casa no. Mio marito è geloso. È geloso? Non è geloso, è matto. Per esempio, vede questo vestito? Mio marito non vuole che lo indossi perché lo trova sconveniente. Lo trova sconveniente, lei? Mi guardi, me lo dica? Io no, anzi. Senta un po', signora, ma suo marito la manda in giro così, sola. Lei sa quanto gliene fa, eh? Ma che cosa dice? Che ne sa lei? Che cosa mi fa dire? Certo che marito geloso, marito... camminano così, come i cavalli, non vedono più niente. Camminano così? Sì, io ne ho avuti due di mariti, tutti e due gelosi. Il primo è morto. Basta, signora. Smettiamo con questo argomento. Per l'affare dell'armadio ci vediamo un'altra volta, perché adesso c'ho da fare, c'ho un appuntamento, se ne vada. Ma lei è matto! Ma che matto, è matto, c'ho da fare, c'ho un appuntamento, se ci sono di partire, se ne vada. Ma sa che l'è bel tipo, sì. Che bel tipo! Sì, 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 vada, vada, un'altra volta, abbia pazienza. Peppe, Peppe, vieni qui. Che succede? Guarda che ho deciso di partire. Vado a Maria di Massa, faccio una strage e così è finita per sempre. E levati di mezzo che devo telefonare. Fine della prima giornata. Colpito da improvvisa crisi di gelosia acuta, Fernando rinuncia alle avventure estive. Chiude bottega e parte per il mare. Si godrà la moglie, i bambini. E Mario si gode i suoceri. Non c'è che dire, il matrimonio è una gran bella cosa, quando c'è la moglie. Ma quando non c'è e si deve giocare a dama con papà? E allora il desiderio di libertà diventa acuto e si pensa ad Alberto con nostalgia. Beato lui che scapolo. A quest'ora si starà certamente divertendo. Una donna e ha un bambino. Farò fuori chiunque s'azzardi a torcerle un capello. Gelati. Ti piace? Cos'hai, Sanerina? Mica da piangere questo. Ah, lo so. Per te non lo è di sicuro. Beh, cosa vuoi dire? Se non lo capisci da te. Ah, qui cominciamo la storia dell'altra sera.
Credi che il capitano, quello lì, la sposerebbe se non ci fosse di mezzo quel bambino? Ma che mi frega a me di quello che fa Clark Gable? Infatti, tutto perché non sono rimasta incinta. Dai, parla piano, parla la bambina qui. Sono 10 anni che mi dici di non fare la bambina. Tra poco sarò una vecchia, ma un giorno mi rimpiangerai quando sarò morta. Oh, guarda Alvaro con la sua ragazza, ti piace? Oi Alvaro, buon gelato? Vuoi un gelato? Bomboniera. Ma le bomboniere? No, c'ho i domino. Mi dia un domino allora. Tiè. E poi vedrai che Clark Gable non se la sposa. No, capocciona mia bella, mo. Sabato pomeriggio, 33 gradi all'ombra, 45 al sole. Alla Galleria d'Arte Moderna una professoressa coi baffi ha parlato per 3 ore sulla pittura francese. Faceva fresco. Ma adesso... Scusate, pardon. Please, I would make a picture of you. May I? Che vuoi? Vogliono farci la fotografia perché ci hanno preso per 2 sposini. Ah. No, be nice, please. Please change our post. Woman and man. Woman and man. Smile, please. Grazie. 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 Goodbye, thank you. Ce la manda? Scrivere? Thank you. Tanto non te la manda. Carini. Goodbye. Goodbye. Peccato che non sono eleganti. Però bisogna dire che la donna nordica è più il tipo che piace ai pittori di oggi. Va bene che noi italiani abbiamo dato il volto alle madonne. Però il tipo latino in pittura non va più molto. Peccato. Vedi quella ragazza? Quale? Quella che dipinge. Beh? È una ragazza che per 10.000 lire si vende. La conosci? Io no, me l'ha detto un mio amico. Una ragazza pittrice squillo. Lo sai che vuol dire, no? Oh, ci siamo! Uno si avvicina, le chiede di comprare il quadro, lei dice di sì. È solo questione di forma. Con 10.000 lire si prende quadro e pittrice. Voi uomini, appena vedete una donna che lavora, credete subito che sia per quella cosa là. Lo dicono anche delle datilografe, ma oh, testimone, eh? Vuoi che provi? Mi piacerebbe proprio. Dammi 5.000 lire, che domani te le ridò. O te le do subito, perché non lo so, me l'ha detto un'amica. Non sarà vero, ma... soltanto nel dubbio non è bello da parte tua. Però è bella lei, eh? Tieni, va. Piccantina. Non vorrei che avessi denti guasti. E perché dovrebbe... No, così. Il colore dei capelli. Vai, 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 va. La fede, l'anello. È in vendita? Perché? Ti piace? Sì. E quanto sarebbe disposto a pagare? 10.000 lire. Va bene, affare fatto. Lei ci è uscito proprio di casa con questa idea. Beh, oggi fa caldo. Ma le piace veramente? Sì. Sì, è serio. Cosa gli piace di questo quadro? Beh, tutto, il colore. E poi quando una cosa piace, piace e basta. Brava, ha ragione. Lei è un istintivo. Io sono un istintivo. Mi chiamo Leonella, e lei? Mario, ma lei non è di Roma? No. È straniera? Un po', mamma sì, papà no. Ho vinto una borsa di studio e sono già qui da un anno. Brava, no? Bravissima. Solo che la borsa è piccola e Roma è grande. Capisco. Uno si deve arrangiare. Oh, ci si arrangia, ma con allegria. Oggi, per esempio, ho risolto il problema. E ne vende molti di questi quadri? No, purtroppo. Non mi capiscono. Strano. Beh, andiamo? Andiamo. Andiamo a mettere una cornice al quadro. Gliela scelgo io. Ma come? Non andiamo? Dove?
Non so, nel suo studio. No, si soffoca. Preferisco fare quattro passi. Anche tu dipingi? Scusa se accediamo del tu, vuoi? Prego. Senti, a me piace di essere chiaro. Cos'è successo? Ti sei già pentito del tuo acquisto? No, no. E allora vieni, andiamo a vedere il tramonto, così ti spiego la mia pittura. Il tramonto. Povero ragazzo. Mariolino, io sono un po' sbronza. Leonella, ascolta, chi sono io? Chi sei? Quel tesoruccio che mi ha comprato un quadro e che me ne comprerà tanti altri. Senz'altro, se sarò soddisfatto del primo acquisto. Ma tu sei soddisfatto, vero? Dipende. Dove andiamo adesso? A nanna. Il cameriere, il conto! No, pago io, pago io. No. Invece sì, pago io. No. Ti ho invitato io coi soldi tuoi, pago io. Così siamo pari. Sì, sì, pago io. Lasci stare, tanto straniero. Ma qui siete tutte pittrici. Pittori, scultori. E tu dove abiti? Lassù, guarda, sembra di essere in campagna. Stasera mi sono comportata male. Tanta confidenza con uno sconosciuto. Però mi ha comprato un quadro. Leonella, io di pittura non ne capisco niente. Gigi! Ti rivedo domani. Ma come? Non mi fai salire? Sarebbe meglio un'altra volta, sto con un'amica. Gigi! Speriamo che ci sia, dimentico sempre le chiavi. Gigi! Uffa. Ho capito, cosa vuoi? Ho venduto un cuore al signore per 10.000 lire. Si chiama Mario. Gisella. Buonasera. Piacere. Beh, grazie di tutto. Hai visto dove sto? Vieni che ti farò un ritratto. Ciao. Ciao. Ciao Mario! Ciao cara! C'è un gatto? No, un cane. Ah. Cameriere, per piacere, cacci via quella bestiaccia. Via, via bestiaccia. Ah. Non c'è amore per le bestie. Sì, hai ragione. Non c'è amore per le bestie, non c'è amore per gli uomini. Ma è possibile che non si debba parlare altro che di bomba atomica? Qua se non ci ribelliamo... Ha ragione. Non c'è più amore per le bestie! Ma se le piacciono tanti cani, perché non se ne prende uno? E lo farò. In barba a sua moglie. In barba a mia moglie. Ecco, bravo, così bisogna fare, come ho fatto io. Si ricorda quando ci siamo lasciati? Sono tornato a casa e indovini chi ho trovato a casa mia? Un cane? Cameriere! Oh, che cane, cane! Oltretutto mi fa schifo. Schifo! Lasci stare, non ha importanza. Ha più importanza quello che le devo dire io. Dunque le stavo dicendo. Ho trovato nella vasca del mio bagno una donna completamente nuda che si sciasciava nell'acqua. Che cosa faceva con l'acqua? Si sciasciava, si faceva il bagno. E com'era? Era bella? Statuaria, monumentale. Un pezzo di femmina che mi sovrastava. Bella, giunonica. Insomma, il simbolo dell'abbondanza. E lei cosa ha fatto? Quello sguardo così penetrante,
quel fisico travolgente mi hanno rimbambito a tal punto che non ho capito più niente. E l'ho cacciata. L'ha cacciata? Sì. E adesso? E adesso, da quel giorno, tutte le mattine quando mi faccio la barba, mi guardo nello specchio e mi dico: Giaci, quanto sei fesso. Vede, caro professore, in questo mondo io e lei abbiamo un solo difetto. Siamo persone educate. Bravo, l'ha detto. E non ce ne sono più di persone educate oggi. Sì, con lei. Non vale la pena. E invece sì. Toh, tieni, bella, mangia. Su, bravo. Adesso pure il dolce. Che gente. Io faccio quello che mi pare. Ma questo circa rognamo. Lasci stare. No, adesso basta. Io ho pazientato 12 anni. Ma perché dovete litigare per basta, lei è un maleducato. Cosa sono io? Ho detto che lei è quello che pensa. Ma è un cane. Che cosa pensa? Oh, quello che pensa non è dolce. Professore, alla sua età? No, guardavo i militari. I militari? Beati loro. Sono giovani. E quasi certamente scapoli. Non hanno ancora commesso l'irreparabile errore. Ma in fondo il matrimonio non è mica brutto. Sì, non è brutto, però il cane a casa non te lo puoi portare, altrimenti tua moglie ti manda a dormire in cantina. Sai quante lezioni ho date per mandare la mia famiglia in villeggiatura al mare? 7502, tutte segnate. Quest'anno? 15 anni. No, sono troppe, amico mio. Bello. Dove va? Bello. Io non ti posso tenere. Ci vediamo domani sera se torni al ristorante. Non ti può portare a casa, se no la moglie vi piglia col battipanna a te e a lui. Ma lo capisci che non sei fatto per noi? Siamo mariti. Ma che bel cane, che bel bastardone che è lui. Guarda com'è nato storto, poveraccio. Sera. Buonasera, signorina. Buonasera. Allora? Belloccia, Lei che fa? Io ho già il problema del cane, È suo il cane? Magari. I cani sono più umani degli uomini. I bastardi poi come s'affezionano. Io ce n'avevo uno. Me ne da fini sotto una macchina. Ho pianto tanto. E allora? Allora, lei cosa fa? Fa caldo. Questo caldo. Ma io il cane quasi quasi me lo porto a casa. Mi ha dimostrato tanta simpatia. Beh, a lui gli è simpatico il cane. E a lei? A me no, io vado a casa. Buonasera e grazie per la bella serata. Buonasera. Buonasera, signorina. Buonasera, buonasera. Si ricordi, in barba alle mogli. A lei il cane e a me bella sorella con pace. Andiamo? Sì. Su, su, vieni, bella. Su, su, andiamo a casa, Che ti do la pappa. Su, 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 sì, così. Andiamo, È matto. Arrivederci, signorina. Buonasera. Che estate, che figli miei, che brutta estate. Il vino dà coraggio al timido. Un'aggiunta di 3 o 4 cognac ne fa addirittura un leone, un po' barcollante. Ma chi sei che fa tutto sto da can? Sono io, Quinta. Professore, non posso dormire con tutto sto sussurro. È il concerto per violino e orchestra di Beethoven. Sai com'è? Il caldo, la solitudine. E allora cerco un po' di conforto nella musica. E non puoi trovare un conforto più silenzioso? Sì, sì, ma adesso non sono più solo. Ci sei tu? Ma non abbassare un po' il volume, se no svegliamo tutto il caseggiato, Grazie, adesso vado a dormire. Quinta, senti,
Senti, ti devo dire una cosa. Comandi. Lascia stare il dormire. La lotta qualche volta suscita anche altre nostalgie, non ti pare? Comandi. Ti volevo dire, forse sono stato un po' esagerato l'altro giorno. Quale giorno? Quando ti ho mandato via dal bagno, ti ricordi? Sì, ti sei sta proprio maleducato. È così, brusco e cattivo. Ti chiedo scusa. Ti volevo dire, quando vuoi fare un bagno, la mia casa è a tua disposizione. Lo puoi fare anche subito, se vuoi. Adesso no. Non sei l'ora? Ruitora, fugge il tempo, Quinta. Perché rimandare a domani un bagno che puoi fare oggi? Vieni, vieni, vieni. Ho comprato pure le paste e una bottiglia di cognac. Così dopo il bagno ti puoi rifocillare. Professore, sei matto. Perché? Prima non che c'era nessuno in casa, adesso sei differente. Adesso che so me? No, io sei un uomo. Certo. Perché non mi porta lui domenica che viene a Ostia? Una bella scampagnata a Ostia, no? Vero, eh? Perché? Lui non sei buono a portare la macchina. Sì, so portare la macchina, ma adesso non ce l'ho. No? No. Pazienza, mi adesso torno in letto. Buonanotte. No, no, Quinta, senti, senti. Forse la potrei procurare una macchina, non è mica una Mercedes, ma... Se la trova, domenica andiamo, va bene? Senti, le paste, il cognac! E non fa sa brutti sogni. Cattiva. Così va meglio, eh? Adesso un po' di profumo francese. Poi ti compro un bel collare. Sta ferma, libera. Ah, un altro boccolino. Adesso andiamo fuori e voglio vedere se la portiera ha il coraggio di dire qualche cosa. Eh no, dottor, un'altra volta tre mandate sole. E io lo scrivo alla signora. State ancora a letto. Oh, Gesù. Dottor, ah, ma non vogliamo andare a lavorare stamattina? Sono stato poco bene, signora. Ma quando dormite in due? Ma lei è venuta troppo presto stamattina. E a voi vi dispiace, è vero? Ah, no, 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 no. Dicevo così tanto per dire. Che profumo, che ci sta dottore in questa casa. Ma perché non scendete, che intanto finisco di fare il bagno? Dottor, sentite. Io adesso scendo. Voi fate pure con comodo. Io me ne vado, torno più tardi. Dottor, io vado. Siete libero? Su, svelta, vestiamoci bene in fretta. Cara libera, le guerre si vincono anche con l'astuzia. Pure col cane. Si può sapere che cosa fa lei qui? Sta lì. Chi? Quella del cane. Ma cosa dice? Dottor, io ho capito subito, ma io sono amica vostra, eh? Ma che cosa ha capito? Dottor, andiamo, ma se si sente fino a qua, il profumo è buono. Ma che cosa pensa lei? Ma allora non mi fidate di me? Oh, dottor, è possibile, ma che forse io non lo so come sono fatti gli uomini. Ma il cane in casa no, animali non ne voglio. E poi, la signora si è tanto raccomandata. Allora me ne posso andare, eh? E io ne vado, sì. Io so come sono queste cose. Arrivederci. Dottor, torno fra un'ora, va bene? Ma l'è matta? Vieni. Ma no. E su, vieni, ti prego. Ma no. Ti prego. Ma ti pare che sono venuto qui per farmi fare il ritratto? Beh, che c'è di male? Oh, su, no, vieni. No. Lasciami. Allora, che sei venuto a fare qui? Ma come? Non mi hai telefonato tu di venire qua? E va bene, mi piace la tua testa. La testa dell'antico romano, guarda. Capirai. Quanto sei bella. E tu sei scemo. Deve venire la mia amica. Uffa, questa amica. Vieni, siediti qui.
Ma io non faccio il buffone. Siediti, se no, vuole. Il buffone non lo faccio. Siediti, voltati verso la luce. Verso la luce. Vuole la luce. Però non hai le labbra sensuali. Leonella, basta. No, fermo. Mario? In fondo, lo sai, io sono una romantica. Anch'io sono romantico. E tu mi sei simpatico. Ma anche tu mi sei simpatica. Ti pare questo il momento di farmi il ritratto? Me lo fai vedere? Guarda se non sembri proprio un antico romano. Ciao, Gigi. Oh, disturbo? No, anzi, io me ne vado subito, guarda. Ma no, non ho finito. Prego, stia comodo. Quelli con i soldi non disturbano mai. Grazie. Che fai di bello? Oh, fammi vedere. Ah, carino, è lui l'acquirente? Certo. Ho ripescato Teresa, su, vatti a spogliare. Così finalmente finisco il mio nudo. Nudo. Non la finiamo più se ti volti sempre. Su. Quanto glielo metti? Glielo regalo. Grande amore, allora. Amicizia. Mi sa che al tuo grande amore in questo momento gli interessa di più Teresa. Oh, non guardare le donne nude, sai? Chi le guarda? Poi al mare ce ne stanno tante. Ma al mare è un'altra cosa. Sì. A proposito, andiamo a Ostia domenica? La domenica non posso. Hai altri impegni per caso? No, ma quali impegni? Sai come lo intitolo questo nudo? Amazzone stanca. E sai come chiamerò il mio quadro? No. Testa di romano antico. Ma questo quadro quando lo finisci? Hai tanta fretta di andartene? No, per carità, è solo soltanto che... Allora, voltati verso la luce. Fai vedere il tuo profilo di antico romano. Ah, ma cosa fai? Non così. Abbassa la testa. Più giù col mento. Oh, che pazienza che ci vuole con te. Voltati verso la luce. Ecco, dritto il mento. Più giù. Non col corpo, col mento. Bravo, fermo così. Sì, dispiace anche a me, tesoro. Sì, lasci, signorina, continuo. Va bene. Capisci, amore? Pronto? C'è tanto da fare qui in ufficio che dovrò lavorare tutta la domenica per mettermi in pari. Vai pure con tua moglie, ci resto io. Ma di che ti impicci tu? E come no, amicina? Fai le fusa al sole e pensa al micione tuo tutto il giorno. Sì, te ne mando 30.000, sì. Sì, va bene, st'altra domenica. Sì, micia. Ciao, micia. Ciao, micina. Ciao, amore. Ciao. Ciao, micia, ciao. Ehi, bel marinaio. Beh? No, dico mica ci stai domani qui a lavorare. Fossi matto, vado al mare. Con un'altra. Ma che vuoi? Niente. Ti guardo vivere e rido. Oh, oh. Mi sembri matta. Chiudi tu qui? Senti, prima di tutto io non chiudo, chiudi tu. E poi scusa, lasciami parlare, ti comporti in un modo assurdo. Non vuoi andare la domenica al mare sulla spiaggia con una bella ragazza che ti piace, tua moglie, per andare la domenica al mare con un'altra ragazza? Che pure mi piace. La doppia P. Che vuoi dire? La prima sta per pittrice. Se t'azzardi un'altra volta a parlare male di una ragazza che non conosci... Allora restituiscimi le 5.000 delle 10.000 lire che ti sono servite per conoscerla. Non te lo ridate? No. Scusa. Scusa tu. A vederti perdere la testa così da stupido... Ti dispiace se te le do alla fine del mese? O sei amici o non sei amici. Piuttosto riprenditi queste croste che ho qui fra i piedi da una settimana, che non hai il coraggio di portarti a casa. Queste croste le porto a casa perché mi piacciono moltissimo. Ecco, bravo, appendine una sopra il letto. Sai che pulizia l'incrocio dei tuoi pensieri. Pronto? È per te. Pronto? Ah, sei tu. Sì, amore, sì. Sì, va bene, andiamo al mare domani. Sì. Sì, amicina. Sì, con la 600 di un mio amico. Sì, porta anche Gisi, perché così andiamo in quattro, che è come se fossimo in due. Sì, amicina, ti passiamo a prendere noi. Ciao, amicia. Ciao. Ciao, amicia.
Beh? Almeno la coscienza di cambiare bestia. Va pure, chiudo io. Certo che vado. Buona domenica. Grazie. Ciao. Povera libera, altro che libertà, è tutta a causa della portiera. Però domani andiamo a caccia. Ma tu non devi mica farmi fare brutta figura, eh? Domani, quando sparo, non scappare, capito? Allora, proviamo ancora. Attenta. Libera! Libera! Vieni qua! Domenica 20 agosto, 38 gradi all'ombra, 62 al sole. Dove vai, Quinta? Al mare, Gio. Buon divertimento, beata te. Ciao. Ciao. San Pasquale Bailon. Buongiorno, professore. Buongiorno. Se comincia già a sudare, eh? È freddo. Come? Che freddo? No, no, dicevo, ciao. Con questa canicola, ciao, un po' d'aria fredda si desidera. Ma perché non ti sei messa una gonna? Ma non si è fatte bene le mie gambe? No, no, affatto. Anzi, sono fatte benissimo. Solamente che io, sai... Mi non lo capisco, sai. Mi capisco io. Dove sei alla macchina? La macchina? Eccola qui, questa è la macchina. Questa? Sì, questa è la macchina. Beh, e che c'è da ridere, non capisco. E questo cagnaccio vengono gli altri? Sì, questo l'abbiamo trovato in una trattoria. Il mio amico ci si è affezionato. Buongiorno, professore. Buongiorno, il mio amico Ciccio. E questa è la signora Quinta. Piacere. Piacere tutto mio. Beh, vogliamo andare? Andiamo pure. La signora sta davanti con me. E se non le dispiace, la cagnetta la mettiamo con lei. Ma si figuri, con piacere. Ha mangiato? Come una signorina. Meno male. Od Oliva Augustin, Augustin, Augustin. Ma che canzone è questa? Dove l'ho sentita? È una canzone tedesca. La cantano i bambini all'asilo. E che vuol dire? Oh, caro Agostino, caro Agostino. Ma allora è proprio scema questa canzone qui. Oh, caro Agostino, caro Agostino. La 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 la. Guardi avanti, per piacere, guardi avanti lei. Io c'ho un posticino per quaglie che non conosce nessuno. E io c'ho una paura di venire in macchina con lei, che lo so solamente io. Professore, sa allora ballare il rock and roll? No, io stendo ballavo il tango. E allora, cosa andiamo a fare al mare? Ma al mare si va per fare il bagno, mica per fare il rock and roll. Poi magari andiamo a fare una passeggiatina in finetta. Peppe! Ricordate questa voce? Peppe! È lui, il geloso. Torna in città, bello, abbronzato, soddisfatto. Buongiorno, principale. Ma che facevi? Dormivo, oggi è domenica. Ma perché uno la domenica dorme tutto il giorno? La signora come sta? Va bene, grazie. No, dicevo, come l'avete trovata? Sola? Sola? Mia moglie è una santa donna, poveretta. Sono io che non sono degno di lei. E quella è tutta casa e bambini, poveretta. Ha licenziato anche la donna di servizio. Pensa un po'. È una santa, e te lo dico io. Devo telefonare alla signora dell'armadio? No, già fatto. Ho telefonato io, viene oggi nel pomeriggio alle... No, 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 lascia stare. Fammi vedere. Chi ha scritto questo cartello? Ah, non lo so, non ci ho fatto caso. Ah, non ci hai fatto caso? No. A parte la maleducazione e l'ignoranza di chi ha scritto questo cartello, mi hai mai visto geloso? Mai. E non l'hai scritto tu? No. Di un po', porcheria. Fatanzia. No, porcheria. Porcheria. E quando mai hai detto porcheria? Allora come devo dire, porcheria? Ah, ecco, così con la U in napoletano, come hai scritto gelosia, solo tu potevi scrivere gelosia con la U. Mascalzone, non ti vergogni di licenzio, va via. Principe, un'altra volta la scrivo con la O. No, un'altra volta non lo scrivo per niente, vattene, vieni qui, dammi la faccia, pure la tira. E poi dice che non è geloso. Mo, è tanto tempo che non ci venivo.
Beh, si deve essere sparsa la voce. Siamo un po' in tanti, libere. Facciamoci be' onore, mica scappare, per piacere. Due pezzulle. Ma stavo bene o no in bikini? Oh, tu sai la bellezza. Sono io che sono un po' preoccupato. E qua 5 minuti di tempo e con te così combinata facciamo la folla. Latticini mozzarella? Ciao signorante! Ma vedi che costume ho? Mi pare una baciura, mi pare! Adesso tra poco ce ne andiamo, no? Restiamo ancora un momentino. Vabbè, restiamo ancora un po'. Grazie. Mi fa accendere? Prego. Con questo vendaccio maledetto non sono stato capace di accendere la sigaretta. Sì. C'è qualche nuvoletta? Già. Io credo che viene a piovere. Speriamo di no. L'acqua poi. E non sarà più, ho detto così, per la campagna. Un po' d'acqua fa bene alla campagna. Un bel rabarbaro, te? 600. Siete economici, eh? C'è compreso pure il supplemento ballo. Ah, c'è anche il supplemento ballo, ecco. Già. Ecco. Senta, mi faccia una cortesia. Dica. Dica così a quella signorina che era qui con me. Quale? Quella lì, quella che sta là, eccola. Ah, ho capito, sua figlia. Già, mia figlia. Le dica così che papà se n'è tornato a Roma. E che lei, se vuole restare con gli amici, può pure rimanere. Va bene, io resto. Tenga. E grazie, signora. Grazie. Senti un po', io non te l'ho mai chiesto, ma con la pittrice è andato proprio tutto come ti avevo detto io. Sì, più o meno. Il quadro, le 10.000 lire, tutto insomma. Parla piano, certo, 10.000 lire, no? Oh,
e non di più. Ma a te che te ne importa? No, perché quando in treno ho raccontato il fatto delle pitrici, tutti mi avete guardato come un palonaro, eh? Però, chi l'avrebbe mai detto con quella faccia lì? Sì, giusto perché è una straniera. Loro hanno una concezione tutta diversa dell'amore. Ma quell'altra però mica è straniera. E che? Non l'hai capito? Ma hai dato la bella fregatura. Figurati se quella è una pittrice come la tua. È italiana. Però è simpatica. Ma che ci fai con la simpatia? Ah, eccole. Gigi vuol fare il bagno. Io voglio andare in pineta. Come si fa? Ah, semplicissimo. A me il mare fa male. Perciò noi due andiamo in pineta e la sua amica fa il bagno col mio amico. No, signore. Io vado in pineta con il mio fidanzato e lei fa il bagno con la mia amica. Fidanzato? Ah! Vieni, cara. Ciao. 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 Carini, Speriamo che la faccia felice, è tanto seria. Ti dispiace perché ho detto che siamo fidanzati? No, no. Senti, devo dirti una cosa. Che cosa? È una cosa mia. Te la dirò un'altra volta. E allora ti dico io una cosa mia. Ti dico perché mi sono innamorata di te. Perché sei bello. No, bello non sei. Poi di un uomo non sta bene dirlo. Perché ti piace la mia pittura nemmeno perché ormai è assodato che di pittura non ne capisci niente. Perché sei buono. Sì, perché sei buono, onesto, intelligente. È vero che sei buono, onesto e intelligente? Beh, buono e intelligente, credo. Senti, Mario, tu hai mai pensato che cos'è l'amore? Uno ama, ci si bacia e poi, beh, lo sai che cosa viene poi? Come non lo so, sì. Ci si sposa e nascono i figli. Ma tutto questo è borghese e io non voglio essere borghese. Guarda, nemmeno io voglio essere borghese. No? No. No, no. Sì. Vede, Gisella, io in questo momento sento che mi sto innamorando di lei, ma ho paura di dirglielo. Ma no, non abbia paura. Come la fate facile. Io odio le complicazioni sentimentali e vi conosco. Poi minacciate ad ammazzarvi e uno si trova nei guai. Ma chi ci pensa? No, parliamoci chiaro. Io prima di tutto non posso promettere niente perché sono sposato. Certo che sono sempre un signore. Bel signore. Invece di stare con sua moglie. Ecco, questo è un pregiudizio di voi italiani. Ma che ne sa lei dov'è mia moglie? È tutto un romanzo. È una catena che vorrei spezzare ma che purtroppo non posso. Sì, sì, ho capito, ho capito. Ma chi le ha chiesto niente? L'amore è anche perdere la testa. Non sapere più niente né di ieri né di domani. Non fare progetti, programmi, non pensare più a niente. Io voglio te. Te, amore. Tesoro. Amore mio. Quanto mi piace, Leonella. Come sei bella. Quanto ti voglio bene. Sì, ma come? Col cuore. Prima col cuore? Certo, prima col cuore. Giura. Giuro. Più forte, che ti sentono le cime dei pini. Giuro. Amore, davvero prima col cuore? Sì. Perché sei diventato triste? Così. Se tu vuoi, ti amerò tutta la vita. Saremo vecchie le nozze d'oro e mi sembrerà come oggi. Vieni, andiamo a fare il bagno con gli altri. Perché siamo andati via? Perché ti voglio troppo bene. Allora è proprio vero. Prima col cuore. Allora me lo fa questo quadro per 10.000 lire? Ma 10.000 lire sono poche. E la sua amica allora? Ma lei è innamorata. Perché lei no? Per ora no. E poi lei è sposato. Ma se vuole farsi un ritratto a pagamento, venga nel mio studio quando vuole. Quando voglio? Anche stasera? Meglio, domani dobbiamo pagare la pigione. Va bene, allora vengo stasera. Eccoci qua. Andiamo a bere qualcosa? Ma che bere qualcosa che non ho sete? Ma io invece sì, su, andiamo, su, via. Momento, prendo gli occhiali, no? Fa caldo, ma vattene. Ma non siamo mica venuti qua per giocare agli indovinelli. Coraggio, se vuole che venga a cena con lei, deve indovinare. Pissi bussi. Cucciolita,
No. Pallottina. Ma che? Cicciolona. E che sono, grassa io? No, ma come faccio a indovinare come la chiamavano quando era bambina, eh? Uffa, questo telefono! Adesso lo stacco. Ci beviamo qualche cosa? Mm-hmm. Pronto? Un cognacchino va sempre bene. Ha staccato il telefono, sto geloso. Cornuto? Cavaliere? E vieni a sentire cosa sta facendo tua moglie, gelosone bello. Cornutone? Scusi, sa? Pronto? Chi parla? Un amico. Un amico? Ma chi è? Peppe! Chi sono non ha importanza. Il fatto è che in questo momento vostra moglie non è al mare, è a Roma. Sì, con un certo signore che ben conoscete. Ma quale signore? Quello di Marina di Massa. No. Sì, signore. Io non ve lo volevo dire, ma adesso ve lo dico. Vostra moglie è a casa sua e si sta divertendo come vi state divertendo voi. Buon divertimento. Peppe. Pronto, Peppe. Cornuto. Mannaggia. Cos'è successo? No, niente. Sono un po' preoccupato per mia moglie. Oh, tu liber Agustin, Agustin, Agustin. Oh, tu liber Agustin, Agustin, ya. L'avvenire. Oh, ma prendi il volante, che quello è il nostro avvenire. No, no, io voglio il sole in faccia. Oh, ti libero. Ma che fai? Le metto il sole in fronte. Ma sei matto? Oh, che bravo. Ma hai proibito? Sei proprio un uomo chic. Grazie, amore. Anche questi sono chic, proprio chic. Ce l'hanno con noi? Buonasera, il libretto di circolazione, per favore. Prego. No, guardi che noi andavamo così per far divertire le signorine. Siccome sono straniere e non conoscono la lingua, loro ho detto, facciamole ammirare le bellezze di questo nostro paese, e capisce? E lei le lascia vedere a marcia indietro, il regolamento dove lo mettiamo? No, d'accordo, è vero. Ma mi capisce, queste qui vengono nel nostro paese dal nord per il nostro sole. E loro quasi, insomma, per orgoglio nazionale, ho detto, ma sì, infrango il regolamento e lasciamo che tornino abbronzate e soddisfatte tra le loro cupe nebbie, capisce? Beh, raddrizzi la sua macchina e si mette alla fine. E lei si raddrizzi il baffo, che ce l'ha torto. Ah, e queste sarebbero le straniere? Che vuole che le dica? Fino a un momento fa non parlavano una parola di italiano. Se poi è tutto d'un botto, beh, che ne so. Ci seguono al commissariato. Sia gentile. No, non guardi, si potrebbe... che si tratta di offesa a un pubblico ma ufficiale. Guardi che lui scherzava, sai. Ma che ti importa? Mica abbiamo ammazzato nessuno poi in fondo. Ma sì, di che ti preoccupi? Ma sì, ti chiederanno i documenti e poi... E poi, e poi sei un cretino, ecco. Ma sì, vuoi fare lo spiritoso? Sì, lo posso fare, ma tu hai detto no. No, mi scusa, sto pigliando con lui. E lo posso fare. Al commissariato, si calmi, per cortesia. E a marcia avanti. E va bene che vada, marcia indietro, non sono mica un deficiente. Mentre Ghetti si faceva il bagno nuda, l'assassino si... Chi è lei? Che cosa fa qui dentro? Questa è la casa di De Carlo. Sì. Qui abita Alberto De Carlo. Sì. Dove sta? Dove sono le altre stanze? Veramente qui non ci sono altre stanze. Che cosa ha combinato, Alberto? Che cosa ha combinato? È l'amante di mia moglie. Ecco che cosa ha combinato. Dove sta? Chi gliel'ha detto? Lui me l'ha detto. E da tanto tempo io non ho mai voluto crederci, ma adesso ci credo. Dove sta? Qui non c'è nessuno. Allora sono andato in albergo. Ma veramente mi ha detto che era andata a lavorare. E lo so io, signora mia, dove vanno i mariti la domenica quando dicono alle mogli che vanno a lavorare. Anche mia moglie non è in casa. Vigliacco mascalzone. Ma anche io. Ma io gliel'ho promesso. Che? Io mi ammazzo. No, signora. Ma che fa? Sono 10 anni, sa, 10 anni che lui mi tiene segregata qui dentro senza mai sposarmi. Ma chi? Quel porco. A me mi tiene qua e lui se la spassa con le mogli degli altri, come la sua. E sa una cosa? Io la so. Più sono schifose e più gli piacciono. Signora, moderi termini perché lei sta sempre parlando di mia moglie, sa? Adesso mi ammazzo. No, signora, ma che fa? Ma chi è matta? Oddio, signora. Si è chiusa dentro. Signora, apra per piacere. Apra. Potrebbe anche non essere vero, dia retta a me. Mi faccia il piacere. No. Portiera! Portiera, venga su che c'è una signora che vuol morire!
Signora, e apra. Allora dovrei uccidermi anch'io. Ne ho prese 8. Basteranno. 2 sono cadute nel gabinetto. No! Signora, su, che ha fatto? Si è ammazzato davvero! Muore! Ha scritto tutto? Lei, signorina, dovrei denunciarla. Ma non faccia il calognetto, sta scherzando la signorina. E lei, se non si sta zitto, finisce male davvero. Ma chi parla, scusi? Senta, non si potrebbe conciliare, io sono pronto a pagare. No, no, qui si tratta di penale. Lo metteranno sul giornale. Ma che giornale? Mica la Cianciulli qui, ma che giornale? Io vi faccio verbale per intraccio alla circolazione e lasciamo stare l'offesa pubblico ufficiale perché voglio essere buono. È un buono, scusa. Diciamogli grazie. Grazie molte, eh? Possiamo andare? Dunque lei? Eh? De Carlo Alberto, nato a Casalecchio, celibe. Sì, signore. Ma guardi che il signore poco tempo fa era sposato. Ma che c'entra? Oh, con me no, con un'altra. Ma no, sono sposata all'estero, lì non figuro neanche. Beh, insomma, per me è celibe. Vediamo quest'altro. Passarelli Mario, nato a Viterbo il 7 gennaio 1934, coniugato. No, anche lui è sposato a Monaco, così. Ma signorina, ma cosa fai? Sei impazzita? Scusi. Leonella. Ah, ma allora qui è una tragedia. Era una carta d'identità scaduta. Leonella. Firmate qui. Adesso ti spiego. Metta il mio nome? Cosa vuol mettere il mio? Scusi, non lo so io. Firma. Andiamo? Potete andare. Grazie, eh? Buongiorno. Buongiorno. Visto? Buongiorno. Leonella! Leonella! Leonella, ti devo spiegare. Cosa? È tutto il giorno che volevo dirtelo io. Non io devo parlare. Spiegare. Leonella, andiamo, Leonella, qui c'è il tram. Scusa un po' tardi, devo andare. Ma no, Leonella! Ma che fai? Gigi, bambola mia, vieni qui. Vieni qui, che colpa ne ho io se mai ho mascalzone? Lei è peggio di no. Una amica. Gigi è mia. La mia amica. No! La realtà è mia amica, ma è ritornato. Che razza di vipere! Oh, questo schiaffo te lo meritavi ah, te! Ah, sì? Chi ha fatto il buffone? Chi è andato a marcia indietro per farsi bello? Pittrice, oh! Ti giuro che di donne come quelle lì ne trovi mille, non guarda. È vero, Leonella è una bravissima ragazza! E io ne sono innamorato. Lei sperava che io la sposassi. E allora mi fa schifo, eh sì, mi fa schifo perché diventare bigamo con quella, sì, signore, vorrei essere bigamo per far felice lei e mia moglie, va bene? Oh, non stirare tanto, sai, perché io ho perso Gigi e chi se ne frega! Io l'ho sempre detto, per gli uomini ci vuole un harem. Sono le donne che non vogliono capirlo. Ho capito, bravo sultano. Monta, dai, monta, monta. Il guaio è che voglio bene anche a mia moglie. Ti giuro, non so cosa fare. Ma tu sei libero e certi problemi non ce l'hai. Libero. Senti, Mari, ti voglio fare una confidenza. Ti ricordi Sandrina? Quale Sandrina? Ma sì, quella che era sempre tutta spettinata così. Ah, sì, beh? Beh, vieni, è qui. L'hai sposata? No, sposata no. L'ho fatta felice. Senza sposarla? Ma certo, e come mi vuole bene. Vieni. Così, adesso. Ma che c'entra? Vedi? Lei è lì. Lei è lì che legge. Finché non torno io, lei legge. Sai cos'ha, Sandrina? È riposante. Oh, che non ti scappasse detto dalla macchina, eh? Si può! Silenzio, che è matto! Vada a divertirsi, lei sa. Venga a vedere cosa è successo per colpa sua. Beh, cosa fa, Lepi? Che è successo? Venga a vedere, no? Mamma mia, che è successo? Chi è stato? Ha ingoiato tutte le pasticche del sonnifero per colpa sua. 8 mamma ne ha prese. 10! Cicci mia, è morta. Signora! È lei il marito? Sì. No, che ne so io. Io ho fatto tutto quello che potevo. Se avete bisogno di me, mi telefonate. Va bene, buongiorno. Chi è il dottore, quello lì? Cicci, mia stupidina, perché l'hai fatto? Cicci, ti ho dato tutto quello che volevi. Dovete credermi, non le è mancato nulla. Pure il televisore le avevo comprato. Cicci, Cicci mia. Oddio, viva! Alberto! Sì? Alberto mio! Alberto, perché l'hai fatto? Che cosa ho fatto? Prenderti un amante. Io t'ho voluto sempre bene. Non è colpa mia se non sono riuscita ad avere dei figli. Ma non è colpa tua, ma quale amante? Chi te l'ha detto? Chi gliel'ha detto? Ma quale amante? Non mentire! È stato lui che me l'ha detto. È venuto a cercare sua moglie. Ma lei che fa qui? Che confusione viene a piantare in casa mia? E che ne so io? Io credevo che quella bionda, Cicci,
fosse mia moglie e che stava qua. Ma quale moglie? Chi l'ha vista mai? Chi la conosce? Ma allora mia moglie, dove sta? Ma che ne so io, la viene a cercare qui. Io non ho nessun amante, non dar retto a quell'idiota. L'ho detto così per scherzo, ma io sono un buono, io ti voglio veramente bene. Io ti sposo, guarda, ti giuro che ti sposo. Grazie, amore. Grazie. Prego, ma io adesso voglio un fazzoletto. Vuole un fazzoletto? Ma chi mi dà lei? Ce l'ho anch'io. Visto come hai combinato, imbecille, per colpa tua mi devo sposare. Tanto la volta per uno tocca a tutti. Cicci mia. Leonella! 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 Stavolta sarà un bel maschio, stia tranquillo. Auguri, signora Caterina. Ma che cosa ti credevi? Già, che cosa si credeva? Io, niente. Volevo parlarti. Non ha niente da dirmi. Certo, non ha niente da dirle. Su, andiamo, Leonella. No, voglio parlarti. E tu vai in casa. Mandala via. Vai via, Gisi. Va bene, me ne vado. Tanto inutile. Non hai niente da dirmi. Mario, mi ha ingannata. Sì, mi sono tolto l'anello. Perché? Perché credevo... mi ero sbagliato. Eh già, chissà che cosa ti credevi. Ma dopo? Dopo era troppo tardi. Dov'è tua moglie? Al mare, in villeggiatura. Le vuoi bene? Sì. Anche fisicamente? Certo, ma che domande? E vuoi bene anche a me? Sì, tanto. Hai letto il Thomas? Che? Sì, il Thomas, un psicologo, un ex freudiano. Il tuo caso è trattato ampiamente. Che bellezza. Sì, dovresti leggerlo. Ad ogni modo mi dispiace dovertelo dire io. Ma sei tu che sei buono. E tu, vattene via! Perché sei buono? Hai potuto fare questo a me, vuol dire che il tuo matrimonio è sbagliato. Ma no. Sì, e se è sbagliato è meglio distruggerlo. Oh. Ho detto sì. Quando torna tua moglie? La settimana prossima. Voglio conoscerla. Che? Sì, me la devi presentare. Ma che ti salta in mente? Vi vedrò insieme, vi sentirò parlare. Capirò subito se siete fatti l'uno per l'altro. Ma ragiona. Stai tranquillo. Se è così, andrò via. Senza dire niente, senza fare drammi. Ma se no, se non siete accoppiati giusti, allora ti salva Leonella. Capisci? Ti salvo la vita. Ti dico tutto e ti porto via. Ma sei pazzita? Per ora la vittima sono io, perciò ho dei diritti, devi ammetterlo. E tu mi vuoi portare via? O così io le scrivo direttamente chiedendole un appuntamento. Cosa sai fare lì? Vattene via. Ti devo volere proprio un gran bene. Ma che bene, tu mi rovini, mi rovini, ma che bene, Leonella, Leonella, ma fai sul serio? Mia moglie, ma quella capisce tutto. E che faccio? Siamo ormai in settembre, il gran caldo è passato, le famiglie si ricompongono e anche il nostro professore torna all'acqua minerale e alla pace dei sensi. Mamma, per piacere, versa un po' d'acqua a Claudio. Roberto, stai fermo con questa forchetta. Roberto, stai fermo con la forchetta. Ah, Giosci, non ti ho detto ancora una cosa. No. Oggi è venuta la nuova cameriera. Sì. Vedesti quanto è brava. Però mamma, diglielo tu. È bravissima. Ah, tua moglie è stata di un'abilità diabolica. Perché, che ha fatto? L'ha rapita ai vicini. Buon dì, professore. No. La signora, eh? E da dove uscì questa? Quinta, questo è mio marito. Lo conosco già. E dove l'hai conosciuto? A Ostia quest'estate. Giosci, ma che fa? Non lo so. Ma che fa? Non lo so, no, lo so, è caduta l'acqua. L'acqua calma, è caduta. Calma. È caduta l'acqua. Qualche volta cade. Ragazzi, prendiamo la nostra bella squadra. Mario, per placare l'ostinata curiosità di Leonella, è proprio costretto a presentarle sua moglie. Lei abita a Lugano, vero, signorina Leonella? Sì.
Sì, però andiamo molte volte a Milano. Lei, signora, conosce Milano? Sì, ci sono stata una volta, ma sa, in viaggio di nozze. Non è l'occasione migliore per il turismo, eh. Però Nani telefonava sempre la sua mamma. Lo fa anche adesso, sempre. Allora, questo quadro che vorrei che lei facesse a mia moglie, quando lo può fare? Oh, non saprei, in questi giorni. Me l'immaginavo tutta diversa sua moglie, sa? Anch'io. Cioè, quando si conosce una persona poi è sempre diversa, no? Diversa, scusi, meglio o in peggio? Non so, diversa. No, mi interessa da un punto di vista pittorico come mi vede, perché sa, io ho molti ritratti, vero? Lui ha la mania. Tutti in abito da sera. Che frutta vuoi, cara? Lo sai che non prendo frutta. Anzi, il ritratto che mi deve fare la signorina, dove lo metteremo? In bagno, non c'è posto. Troveremo un posto dove metterlo. Siete sposati da molti anni? Ci conoscevamo da bambini, pensi. Caro, lascia che te la sbuccio io. Vede com'è pigro lui? La mangerebbe con la buccia e poi gli fa male. Perché è un po' delicato di pancino. Pensi che gli faccio portare la pancera anche d'estate. Ce l'hai, vero, caro? Ma cara, Olive, sono le 9, non vai da Teresa, ti aspetta per la canasta. Sì, adesso vado. È molto difficile essere una brava moglie. Sì, signorina, è molto difficile. Ma proverà anche lei, forse, un giorno. Sono le 9. Sì, magari per lei è diverso, lei è un'artista. Viaggia molto, conosce molta gente, molti uomini. C'è più scelta, ecco. Noi no, noi viviamo nel nostro guscio. Ma che dici? Niente, caro, voglio che tutti sappiano che il nostro è un matrimonio perfetto. Attento alla cravatta! Gliele scelgo tutte io. Lui non ha gusto per i colori, non se ne intende. Adesso vado. Per carità, signora, venga anch'io. Com'è alta? La facevo più minuta. No, no, stia, stia, signorina, tanto io devo giocare a canasta. Mi aspetti a casa? Perché io farò un po' tardino. Sveglio, eh? Buonasera. Buonasera. Capito tutto. Ma no. Non hai sentito le allusioni che ha fatto? Ma lei allude sempre per carattere. Però sono contenta che sia fatta così. Prima non era così. Poi ha avuto l'incidente d'auto. Il tuo ritratto l'ha visto? No, l'ho nascosto. Senti, Mario, pochi attimi e ci separiamo per sempre. Non dire così. Purtroppo tu e tua moglie siete assortiti molto bene. E come puoi giudicare? L'hai vista per 5 minuti. Basta poco per capire certe cose. È molto innamorata di te. Ti merita. Io me ne vado, sparisco. Leonella. Però il tuo ritratto lo rivoglio indietro. Il solo tuo ricordo, forse fra noi... Ma no, tu hai una bambina, non è colpa tua. Andiamo a prendere il ritratto. Adesso? Sì, deve essere l'ultima volta che ci vediamo. Non si può dirsi addio tutti i giorni. Certo, certo. Cameriere, il conto. Vuoi salire? No, grazie. Non vuoi? No, grazie. Sì, cara. Carolina, c'è papà. Dove sei? Dove sei? Vieni qua. Ma io vi aspettavo fra una settimana. I soldi erano finiti, non potevo chiederne ancora a papà. E poi ormai il gran caldo è passato. Come sei bella nera. E un bacio a Carolina non lo dai? Sì, un bacio a Carolina. Bella di papà. Ma cosa cerchi? Niente, la casa è a posto, no? È tutto in ordine, vero? Sì. E ci sono novità? Che novità? Dicevo così, se ci sono novità. Hai visto niente di nuovo? Perché? Dovevo vedere qualcosa? Sì, ci sono i rubinetti nuovi nel bagno. Ah, non... bravo. E vai a vedere, no? Ma come vuoi. Ah, va. Ecco Carolina che va a letto. Ciao, amore mio, ciao. Ciao, portala a letto, Ciao.
Chiudi la finestra, fa fresco la sera, sono un po' raffreddata. Hai visto i rubinetti? Sembrano gli stessi. Oh no, li ho cambiati e come? A me sembrano gli stessi. Oh, che disordine. Sono proprio stanca. Sei stato bravo? Sì, sì. E come? E quando? Quando eri solo in città. Sì. E tu? Non ho fatto altro che pensare a te. Senti, devo scendere a comprare le sigarette. Le ho di là io. Sì. Vieni. Ah! Dorme, Carolina. Sei così strano. Ma no. Signora, nel letto ho trovato un quadro di Nerone. Che dice? Non so, dice che c'è un quadro nel letto. Che dici? Oh. Guardi, guardi, un quadro di Nerone che somiglia a suo marito. Guardi se non le somiglia. Che bello! E quando te lo sei fatto? Dammi qua, è brutto. Oh, fammi vedere. No. È moderno, ma mi piace. Dove l'avevi nascosto? Nel letto, per farti una sorpresa. Chi te l'ha fatto? Un amico mio, ma adesso glielo riporto, perché vedi, non mi somiglia. Ma a me piace. Indubbiamente, signora, suo marito è più bello. Ecco, sì, è vero, io sono più bello, sono più bello. Non importa, è mio o non è mio? Ma... Un momento. Vado io. Devo aspettare ancora molto? Chi è? Nessuno. Mia moglie ha visto il quadro. Domani lo porto via. E questa chi è? Boo. Mi vuoi presentare alla signorina? Oh, ti sei scimunito. Ad ogni modo, questo scimunito mi stava facendo aspettare un po' troppo. Ecco tutto. Per favore, Mario, non fare l'imbecille. Puoi spiegarmi chi è questa signorina o signora? Glielo dico io. Sono sua moglie. Posso sapere chi è lei? Io sono la pittrice che ha fatto questo quadro. E lei, che non è sua moglie, vuol dirmi cosa c'entra in tutta questa storia? Oppure hai un harem e io non lo sapevo! E non fare quella faccia di imbecille! Si riprenda il suo quadro e non alzi la voce! E non insulti mio marito! Calmi, state calmi. Che cos'è questa storia dell'harem? Ma quale harem, magari? Non dire stupidaggini! Chi è? Chi è? Leonella è mia moglie. No. Sì, quella vera. Poco fa, sua moglie era un'altra. Lei rimane e mi spiega. Vogliamo evitare scene penose. Mi lasci. Mi spiegherà tutto lui. Leonella! Quante ne avevi? Ti giuro, non c'è niente di male. Non posso spiegarti adesso. Io st'estate, in bianco. Erminia, vesti la bambina. No! Mamma? No, la mamma no, no, ascoltami domani, ascoltami, te lo giuro sulla bambina, ma non si può girare il pasto sui propri figli, ti prego. Sì, no. Vengo da te con la bambina, sì, a dormire, forse per sempre. Per l'amor di Dio, no. Ho avuto tanto. No, no, non te ne andare, ti voglio troppo bene, non ho fatto niente di male. Amore, amore mio, no, amore, no, amore mio. Cerchi me? No. Parlavo col cane. Signorina! Signorina! Ma c'ho di meglio. Guarda chi si rivede! L'amico degli animali! Guarda! A me mi sa che è un mese che ci pensi e stasera ti sei deciso, eh? Vede, siccome è tornata la mia signora... Che simpatico! E tu perché è tornata tua moglie ti sei ricordato di me? Ma veramente... Che freschetto, vero? Sì, sì, veramente si tratta della mia cagnetta Libera. È tanto buona, ma la mia signora è contraria. E allora pensa e pensa una persona che volesse bene alle bestie, io... E allora hai pensato a me? Ma tu mi vedi solamente sotto sto profilo a me? Già. Signora, se lei me la volesse tenere... Io pagherei per il suo sostentamento. Così, l'estate prossima, io mi ritrovo l'amica. E tu per ritrovarti l'amica mi fai perdere un cliente? Se posso sdebitarmi subito. Ma no, che c'entra? Libera? Vieni qua, Libera, vieni. Io do la tua bella. Sei simpatica in fondo, sa? Mangia tutto, sa. Frutta, caramelle, anche cioccolatini. Te le porterò io, vedrà.
Mi piacciono pure a me i cioccolatini. Sì. Namo, va. Namo, libera. Vieni, do io da tua, vieni. Namo. Beh, che fa? Venga almeno a vedere dove abita il cane suo, no? Sì, grazie. E di qua? Uscite di qua, io non vi ho chiamati. Ma no, ci ha chiamati Mario. E siccome l'amicizia è una cosa sacra, lei va di là e fa la pace, eh? Signora, guardi, suo marito è un tranquillo, sa? Lo lasci dire a me che ci sto a contatto di gomito tutti i giorni. Lei non si accorge che con i suoi sospetti sta offendendo la signorina? Oh, beh, per questo. Io sono moderna. Si figuri, la chiamano Olivetti per il suo attaccamento alla macchina da scrivere. Ma le pare il tipo che corre presso gli uomini? La guardi. Ma cosa ci vede lei, scusi? Beh, niente. Si vede che è seria. Ecco, domandi a me cosa si vede di lei. Beh, questo dopo. Allora, signora? E l'altra? Oddio mio, lei è ingenua. Ma le pare che un marito presenti la propria moglie alla donna che cerca di conquistare? No, guardi, è impossibile. E allora? Su, allora non faccia la stupida. Vada di là e faccia la pace, eh? Su. Tesoro. Mi perdoni, tesoro, se ho pensato male di te. Perdonami tu, scusami. Mi perdoni. Anche il matrimonio ha i suoi lati belli. Lei dice? Ah sì, questi due qui per esempio. Chissà fino a quando sarebbero andati avanti. Siccome sono sposati, eccoli là che si sbaciucchiano. Bisogna dire che anche la camera matrimoniale, insomma, ha il suo peso. Con la sua intimità, il suo calore, i suoi misteri. Non è affatto vero che il matrimonio sia la tomba dell'amore. Un letto è sempre un letto. Dipende da chi c'è sopra. Se vanno d'accordo. La facevo più romantica. Ognuno si può sbagliare. È sposata lei? No, sono nubile. E lei? No, no, io sono scapolo, per il momento. Che, sta poco bene? No, no, sto benissimo. Guardi, sono le 10:30, io devo scappare, mi aspetta Sandrina. Chi è Sandrina? La mia fidanzata. Arrivederla. Buonanotte. Buonanotte. Facciamo scenate, vero? Sì, sono proprio io. La finta moglie. Signorina, non alzi la voce, per favore. Ma io non sono arrabbiata con lei. Ma lo credo bene, dopo che mi sono esposta di persona per salvare un collega d'ufficio. Adesso ho capito chi è lei, Olivetti. Mari mi ha parlato tanto. Che cosa le ha detto, per favore? Che è molto brava e attaccata al lavoro. E poi? Che la chiamano Olivetti perché scrive bene a macchina. E poi? Nient'altro. Cosa avrebbe dovuto dirmi? Oh, non so, sa. Gli uomini sono così ipocriti. Quello poi è così bugiardo. A proposito, con la moglie com'è andata a finire? Lei lo sa? Bene. Sì. Sa com'è? Marito e moglie la sera fanno sempre la pace. Meglio così. Sono contenta. Senta, ma sia sincera, vero? Di tutta questa storia non le è rimasto un dolorino qui alla bocca dello stomaco? No. Meglio così. Io mi consolo presto. Oh, anch'io. Non do mai soddisfazione agli uomini. Adesso vado da mio papà in Francia e poi faremo un giro in Scozia. Io vado a Civitavecchia. In vacanza? Sì. Facciamo un pezzo di viaggio assieme, c'è un posto libero vicino al mio. Volentieri. Speriamo che non venga a piovere, sa, ormai siamo già d'ottobre. No, è un autunno così bello. A Roma l'autunno è veramente splendido. È ottobre e si possono ancora tenere banchetti di nozze all'aperto. Sono ottime occasioni per consolidare le amicizie estive, presentarsi le mogli
Subito hanno tante cose da dirsi. La moglie di Giacinto ha trovato una cameriera veneta che è un fenomeno, ma suo marito chissà perché non la vuole. La moglie di Fernando è fiera di lui, ha preferito rinunciare agli affari pur di starle vicino. La moglie di Ciccio ha trovato il marito ingrassato, ora l'ha messo a dieta. La casa pareva un porcile, persino un osso di pollo sotto il divano. Rimarrà sempre un mistero. Eccoli qua, li abbiamo sposati. Così sono belli, eh? Ehi, salutene! Alberto, Alberto, il braccio. Tu? La 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 la, la 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 la. Buongiorno, la mia signora. Lisetta. Piacere, piacere. Mia moglie. Sono tanto contenta. Il matrimonio est salvite. Lisetta, Lisetta ce l'ho fatta. Hai fatto bene. Che cos'hai, amore mio? Sono signora. E vabbè, io non sono marito? Sì, ma io sono felice. Lo so, tu sì, capocciona mia. Chi è? È felice. Gli andiamo a tavola. Tavola, signori, prego. Andiamo a tavola. Tavola. Sedetevi pure, senza complimenti. Prego. La pioggia porta fortuna ai matrimoni, ma significa anche che l'estate è proprio finita. Finita la lunga vacanza dei mariti, finite le loro follie, finiti i loro sogni. Soltanto sogni, lo avete visto anche voi, di libertà e di avventure. S'avvicina il lungo inverno, la lunga stagione delle mogli. Moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito. La moglie tornerà e la cosa sfumerà. E quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie tornerà e il marito...